occhi se oggi si posassero un solo attimo sulla persona della nostra principessa. Oh, mi dispiace, è impossibile, non è ancora tornata dalla Spagna. Abbiamo curato che la principessa fosse educata come una regina, benché figlia del corsaro di Roccabruna, nostro nemico, e ciò in omaggio alla potenza dei suoi avi materni. Lo potrete del resto giudicare voi stessi fra una settimana nella fortezza di Guayaquil, dove avrò l'onore di consegnartela. Possa la potenza del tuo sovrano darti nuovo splendore. Che il ritorno vi sia lieve. Buon voyage! E che il diavolo vi porti. Don Juan de Espinosa, alcalde di Cartagena. Avanti. Sembra che Vostra Eccellenza non sia soddisfatta dei suoi ospiti. Sospettano qualcosa? No, no, ancora no, ma sono preoccupato. Sono 10 giorni che ho mandato Juan e Van Hais a Maracaibo e quei due imbecilli ancora non sono ritornati. Perché sprecate tempo a cercare quella ragazza? Perché? Perché al viceré interessa ritrovarla. E se la ritroverete, cosa le direte? Cara figliola, io ho ucciso a tradimento tuo padre per far piacere al viceré e ottenere la nomina a governatore. Ma ora ho scoperto che sei l'erede al trono del Darien e vorrei che tu considerassi chiuso l'incidente e dividessi con me il tesoro della corona. E cosa dovrei fare allora? Dovrei andare dal viceré a dirgli che la ragazza non si è trovata, forse? Sarebbe un grave sbaglio, perché la ragazza c'è. Come sarebbe a dire? Anche se essa non c'è, ci sarà. È come se ci fosse. Mi vuoi prendere in giro? No, non lo oso, eccellenza. Lasciatemi spiegare. Mi riferisco alla principessa che noi presenteremo agli ambasciatori. Una intelligente ragazza di nostra scelta che si presti al gioco. Quanto alla legittima erede del trono del Darien, se è morta tanto meglio. Altrimenti ho il presentimento che le capiterà una grave disgrazia. Alla salute della principessa del Darien. Alla salute. Cosa avete fatto tutto questo tempo? Un viaggio disastroso, eccellenza. I corsari ci hanno assaliti e depredati. Il mio compagno è stato catturato e io... Tutto questo non mi interessa. Hai avuto le informazioni che volevo? Ma... Avanti, parla. È ancora viva? Sì. Ah. Dov'è? Come si chiama? Si chiama Luana. Dove l'hai trovata? È la damigella della marchesa di Velasco. Di mia cognata. Belli scherzi il destino. Certo i vostri doveri di alcalde esigono che torniate subito a Cartagena. Devo portare i vostri omaggi alla bella cognata? Oh, certo. Anzi, pregatela di venire mia ospite a Panama per qualche tempo. Mi porterà notizie dall'Europa e avrà il piacere di stare vicino a suo fratello. Spero che potrò danzare di nuovo con voi quando sarete da vostro cognato a Panama. Quando vorreste ripartire, Marchesa? Fra 2 settimane. Vi credevo più ansiosa di riabbracciare vostro fratello. Perché non anticipate la partenza? Mi sembrate piuttosto ansioso voi di cacciarmi da Cartagena. Sono molto delusa.
Se voi partiste subito, potrei scortarvi e proteggervi. Dopo il vostro ultimo viaggio, c'è ragione di temere per la vostra sicurezza. Davvero? Mia cara, chissà che spavento avrete avuto. Dite, ma questi corsari che gente sono? Fanno davvero tanta paura? Moltissima paura. E se sapeste come trattano le donne? Oh, io sarei morta. Ma ci sono anche dei gentiluomini fra di loro, come dappertutto. Ah, chiamate gentiluomini i banditi che vi hanno derubato? Ma noi? La vostra generosità non ha limiti. Non ci hanno derubate, non ci hanno neanche sfiorate con un dito. E allora perché vi hanno aggredite? Cercavano un uomo. Cercavano un filibustiere, credo. Oh. Se non fosse voi a raccontarcelo, Marchesa, oserei dubitarne. Ma, canaglio gentiluomini, sono felice che la nuova Castiglia sia arrivata in porto oggi. Darà la caccia ai corsari. Si sono limitati a catturare un uomo, avete detto. Non si tratta per caso di un certo Van Eyes? Ah, non so, non saprei. Non trovate che Anita Delmeria è deliziosa stasera? Cerca di rendersi interessante per farsi perdonare le tue origini. Io la trovo affascinante. Ci mancava che dessero una festa proprio questa sera. Andiamocene, capitano. Perché? Forse è un'eccellente occasione per avvicinare la Marchesa senza dare sospetto. E se qualcuno dovesse riconoscervi? Sarà molto difficile, non temere. Tutti fulmini, fortuna che l'abbiamo vista prima di entrare. Andiamo, capitano, filiamo finché siamo ancora in tempo. Rammentatevi, io sono il conte de Miranda e voi i miei servi. Ma capitano, quella donna... Smettila, lei non mi tradirà mai. Quando è arrivato? Un'ora fa e ve l'ho subito portato. Van Eyes è stato ucciso prima che noi potessimo intervenire. I due corsari, a quanto mi è stato riferito dalla madre superiore, cercavano una certa Luana. Van Eyes. Non è quel pirata che prese parte alla cattura di Roccabruna? Infatti. Siamo in troppi a occuparci di quella ragazza. Credo sia meglio far presto. Sarà così tardi. Conte Enrico de Miranda, comandante della Nuova Castiglia. Ora comprendo perché mi è stato ordinato di venire a difendere la città dai corsari. Non avrei mai creduto di incontrare una simile gemma. Grazie. Sono veramente lieta di ricevere un sì valoroso cavaliere. Posso avere l'onore di questo dono? Con piacere. Siete venuto a Cartagena? È una follia. Per una persona a cui tengo molto. Un traditore da punire? Al contrario, una persona che mi è molto cara e che entrò nella mia vita il giorno in cui vi ho conosciuto. Molte lacrime, ma nel presente un grande amore. E l'hai già scritto come si chiama? No, non ci sono nomi. E che altro c'è scritto? Una sola cosa, ma ve la voglio dire all'orecchio. Io, ma neanche per sogno c'è un errore. È Luana che ce l'ha. E chi è Luana? Venite. La vedete? Quella col vestito giallo, vicino ai valletti. È una povera orfana che raccogliemmo per pietà. Non si respira dal caldo, usciamo sulla terrazza. Vedo che vi divertite a giocare col fuoco. Potreste bruciarvi, sapete? Vi prego, mi occorre il vostro aiuto. Vorrei che mi deste qualche informazione. Se sono informazioni militari che cercate, credo che non potrò aiutarvi. Signor Conte, mi chiedo scusa, ho avuto delle preziose informazioni circa i corsari.
Nascondetevi, presto. Isabella, per favore, va a prendermi la mantiglia. Ho freddo. Sì, volevo... La mantiglia, Isabella. Sì, Marchesa. Il conte de Miranda ci difenderà dai corsari, ma ci ruba le nostre dame più belle. Marchesa, mi concedete una partita a sacanette? Ah, oh, mi dispiace tanto, ma molti ospiti stanno per andarsene. Vi prego di scusarmi. Allora è tutto pronto. Luana, non vi spaventate. Come sapete il mio nome? So tutto di voi, Luana. So che sulla spalla avete un tatuaggio. Monsignor de Miranda. È un serpente, circondato da 7 stelle. Devo dirvi una cosa, ma non qui. Voglio dirvi la verità su vostro padre. Mio padre, l'avete conosciuto? Era un gentiluomo senza eguali. Ditemi dove potrò rivedervi. Siete un uomo molto conteso, conte de Miranda. La marchesa di Velasco e tutte le altre ragazze ormai non hanno occhi che per voi. Scusatemi. Vi avverto che molto spesso è pericoloso in questa città appartarsi con una fanciulla. C'è sempre una lama nell'ombra. È una minaccia? No, è solo un avvertimento. Grazie, ve ne sono molto grato. Non mi piace lo sguardo di quel Don Giovanni. Io... Vai, vai. Oh, il conte de Miranda, bravo. Vedo che non perdete il vostro tempo. Risparmiatemi le vostre insinuazioni. Oh, come prendete a fuoco. Ho colpito nel segno, vero? Dopo una lunga traversata, una bella vedova fa gola al marinaio. Andatevene! Preferisco far conto di non avervi sentito. Saggia decisione e soprattutto prudente. Purtroppo la prudenza può a volte confondersi con la vigliaccheria. Bastardo! Vi farò pagar cara la vostra insolenza! Pensate alla vostra pelle piuttosto. La mia è salva quando ho la spada in pugno. Qui il cimitero è pieno di miei avversari. Tanto meglio, sarete in buona compagnia. Direi quasi che no. Dovrete conoscere il mio vero nome, lo troverete inciso sulla lama della mia spada. Presto,
capitano, qui non è più aria per noi. È entrata della gente nel giardino. C'è una carrozza al cancello. Ha tutta l'aria di un agguato. E questo? Mi ha provocato, non avevo scelta. Non ci mancava che il morto. Così li avremo tutti addosso. Aspettatemi. Abbassate quell'arma. Se per disgrazia partisse un colpo, vi spaventereste. Siete troppo audace, anche come corsaro. Non mi direte che avete paura? Sì, per voi. Chiunque siate, Rocca Bruno o Miranda, non voglio che vi accada nulla. Dite sul serio? Ma non capite che pericolo correte se vi trovano qui? Poteva tirare di spada in quel modo. È entrata nella villa della Marchesa. Correte, prendetelo! Mi sento così felice, Enrico. Vi ho aspettato per tutta la vita, senza avervi mai visto. Promettete che non mi abbandonerete. Destino che ci ha uniti. Ma ora devo lasciarvi. Consuelo, qualunque cosa accada e qualsiasi cosa si dirà di me, voi dovete aver fede. Sarà così per sempre, Enrico. Ti voglio bene. Signor Conte, ci hanno scoperto. I soldati hanno circondato il palazzo. Ti seguirà ovunque andrai. Non dimenticare quello che ti ho detto. Non lo dimenticherò, te lo prometto. Cercheremo dappertutto, deve essere qui, non può essere fuggito. Un corsaro nel mio palazzo? È ridicolo. Il corsaro di Rocca Bruna è entrato nel vostro palazzo e ha rapito una donna. Una donna? Chi? La vostra damicella. Luana. È impossibile. Conte di Miranda, l'ardito cavaliere. Non disperatevi, sono sorprese che capitano alle donne troppo belle e troppo sole. Guardate dove mettete i piedi. Fra un'ora devo essere di servizio.
Perbacco! E voi chi siete? Vieni qua o vi ammazzo come polli! Calmati, non vogliamo farti male, siamo qui di passaggio. Ma dove siamo ora? Nel palazzo di Sua Eccellenza l'Alcalde, Don Juan de Espinosa. Beh, non c'è male, eh? Come via di scampo l'abbiamo scelta bene. E questa stanza? È la loggia dei sergenti della guardia. E voi parlate col sergente Armagnac, guascone. Per tutti i fulmini, io sono basco, quasi parenti. E tu a questa corazza? Sì. Mi dispiace, ma questa me la presti almeno per un'ora. Legatelo. No, affigliacchi, andate via! Ho raccolto tutti gli uomini disponibili, anche i vecchi servitori. Che brutta figura, giocati da un corsaro. Forse sta già sulla sua nave. Cosa stai facendo lì, esci? Tu, dammi un po' di marsala e cerca di non disturbarmi. Bisogna catturare il Nuova Castiglia. Tutte le unità parteciperanno all'operazione. Ordina alla fortezza di aprire il fuoco se la nave alza la vela. Via, puoi andare.